Le fonti advisory update, il nostro approfondimento che prosegue un po' sulla scia dei discorsi che stiamo facendo nelle ultime ore e in generale in queste giornate, che ci portano verso il rush finale, parliamo dell'ultima parte dell'anno, mercati che insomma si apprestano a chiudere un anno sicuramente super positivo, di rally continue, e rally è la parola ad hoc per questo momento, visto che ci si chiede se dobbiamo capire, no, o meglio, se dobbiamo comprendere che questo ultimo periodo dell'anno è legato al rally di Natale, quello che insomma ogni anno caratterizza, o almeno così dovrebbe caratterizzare i mercati. Ma insomma è stato un anno, il 2021, decisamente diverso dagli altri, perché dopo le restrizioni legate al Covid del 2020 l'economia si è rimessa in moto e i mercati hanno riportato effettivamente dei risultati sorprendenti per certi versi. Cosa succederà da qui in avanti? Beh, ce lo chiediamo anche collegando l'andamento dei mercati finanziari a quella che è l'economia reale. E allora in questo approfondimento parleremo proprio della paura che in questo momento ancora aleggia sul fronte dei contagi del Covid. In Italia siamo un po' più protetti, ma insomma in altre parti d'Europa la situazione rischia di diventare allarmante, con alcuni paesi che hanno ripristinato il lockdown e alcune chiusure. E poi insomma si parla naturalmente di vaccino. Anche in Italia c'è stato l'appello di accelerare sulla prenotazione della terza dose, perché solo così, almeno ci dicono, dovrebbe essere ancor più arginato tutto quanto. E poi torniamo al discorso che facevo in apertura: ultima parte dell'anno, Natale, consumi. Cosa succederà ai consumi, visto i rincari a cui stiamo assistendo e che interessano non più solo bollette, energia, gas, di cui abbiamo lungamente parlato, ma anche beni di prima necessità. Allora, Marco Lombardo, che torna a trovarci, torna con noi, giornalista del Giornale, è un piacere ritrovarti, ciao. È un piacere mio, buongiorno, eccoci. Buongiorno Marco. Allora, beh, diciamo che da qui alla fine dell'anno avremo molte questioni da affrontare, potremo parlare per ore e ore e ore, però ti chiedo prima di come dire, inquadrare la situazione in senso generale, no? Gli investitori, partiamo da qui, anzi ti do ovviamente un input, gli investitori in questo momento stanno guardando ancora molto al tema dell'inflazione, al Covid e poi investitori anche che siamo tutti noi, all'aumento dei prezzi. Questi sono credo i temi più caldi del momento, sei d'accordo? Sì, assolutamente sì. In questo momento soprattutto le economie che riescono a resistere, no, e a rilanciarsi in questo periodo in cui non possiamo dire di essere fuori dalla pandemia, ma insomma stiamo cominciando a capire che si può uscire dalla pandemia, l'economia si rilancia, gli investitori ovviamente stanno a guardare. Ci sono tutta una serie di problemi che si stanno intrecciando, cioè il problema dell'uscita dalla pandemia, ma soprattutto il fatto che nei paesi in cui ci si è vaccinati poco, purtroppo l'epidemia non è finita, ma anzi torna ancora a fare paura. Dall'altra parte ci sono dei temi economici, no? Il rilancio ovviamente del nostro paese in particolare, ma insomma dell'economia mondiale, che un po' si scontra con il problema del rincaro delle materie prime, di cui adesso parleremo, ma che è comunque un problema grave e che potrebbe colpire nei prossimi mesi anche duramente i risparmi delle famiglie. E dall'altra parte poi c'è una situazione geopolitica internazionale che si concentra su una piccola zona del mondo, cioè quella di Taiwan, ma che nei prossimi mesi potrebbe causare delle ripercussioni a livello internazionale. Certo, guarda, io ho qua proprio di fronte a me uno specchietto, visto che partirei proprio da questi rincari, a partire da quelli delle materie prime, che ormai sono anche archiviati, non nel senso che non c'è più il problema, ma nel senso che lo sappiamo tutti e ne abbiamo parlato a lungo, uno specchietto di ciò che rischiamo, cioè allora l'inflazione, ok, l'abbiamo detto, aumento dei prezzi. La ripresa economica, legata alla ripresa economica che molti paesi stanno attraversando, hanno fatto diventare più costosi molti prodotti, mancano le materie prime, questo è il punto, quindi aumentano i prezzi.
spese per la luce e il gas sono alle stelle, rispetto a febbraio 2020 sono aumentate del 16%, però gli aumenti, ed è qui appunto la preoccupazione che adesso diventa più ampia, sono generalizzati, lo dicevo poco fa, non solo bollette, ma abbiamo il costo, per esempio, visto che andiamo incontro a questo periodo, no, di feste, di Natale, il costo dei servizi forniti da alberghi è aumentato del 12%, quello dei ristoranti del 2,9%, in crescita anche spese di tutti i giorni come rette di asili nido, scuole materne, automobili, affitti, quindi beni collegati alle necessità di tutti i giorni. E quindi, insomma, è quello che dicevi anche tu, insomma, il rischio maggiore adesso è quello. Ma sì, sai, io ho avuto modo di parlare con alcune persone e soprattutto, diciamo, di quelli che lavorano, che hanno imprese nel reparto delle piccole e medie imprese, no? E ci sono dei segnali preoccupanti. Mi diceva, ad esempio, una persona che conosce un produttore, un'azienda che fa gomme, no? Quindi, per i quali ha tantissima domanda, no? Ma non riesce a produrle perché mancano le materie prime, addirittura stava pensando di chiudere per un mese l'azienda a dicembre proprio perché non ha materiale. Oppure, per farti un altro esempio spicciolo, un ristorante che mi ha detto che fa fatica a approvvigionarsi diciamo dell'olio di cui usa perché al produttore mancano le bottiglie. Cioè, siamo a questo livello qua, no? E quindi la preoccupazione è che questa mancanza di materie prime, oltre che sull'energia che fa aumentare i costi, evidentemente anche per chi produce, anche per chi ha un albergo, anche per chi ha un ristorante, chi ha un asilo nido, comporti anche il fatto che certe aziende cominciano a chiudere perché non riescono a supportare la domanda che hanno e i costi sono in questo momento non affrontabili. E tutto questo si mette in uno scenario in cui il governo sta cercando in tutti i modi di far ripartire l'economia con segnali del PIL molto importanti. Ecco, il problema fondamentale dei prossimi mesi è riuscire a contemperare queste crisi delle materie prime con la necessità di far rilanciare l'economia, ovviamente, cercando di spingere il paese, no, anche a consumare. È qui che poi entriamo nel discorso del Natale. Appunto, perché poi oltretutto per questo che quando escono quelle stime, no, che tu hai ricordato del PIL, si rischia di essere fin troppo ottimistici senza calcolare quello che potrebbe succedere, perché al di là della situazione interna dell'Italia, che comunque tutto sommato rispetto ad altri paesi, anche sul fronte del Covid è un po' più protetta, però l'economia è da considerare in modo globale, cioè come dici tu, consumi, d'accordo, io posso anche andare al supermercato ammesso che la mia spesa sia sempre la stessa perché appunto i prezzi rimangono contenuti, ma i consumi derivano anche da ciò che per esempio persone che arrivano da altri paesi, no? Fanno nel nostro paese, però se ci sono problemi legati all'incidenza del Covid e restrizioni che arrivano da altri paesi, chiaramente siamo penalizzati anche noi perché arriveranno meno persone, non ci si potrà spostare, c'è il lockdown in alcuni paesi, non, il turismo verrà penalizzato. Quindi chiaramente il governo sì, può fare qualcosa all'interno, ma poi bisognerà capire cosa succederà a livello globale. Insomma, credo di essermi spiegata, forse ho detto in modo un po' semplicistico alcune questioni, però comunque il senso è questo. Questo per dire che per essere ottimisti su quello che succederà al nostro paese deve passare ancora un po' di acqua sotto i ponti, evidentemente. Però torniamo al titolo che abbiamo visto poco fa, peraltro in sovrimpressione, così uniamo le questioni dei consumi, dei prezzi in aumento e delle decisioni che il governo sta un po' prendendo. Si andrebbe verso questo Super Green Pass, che è un modo per, questo lo chiedono le regioni, per evitare delle chiusure, no, generalizzate, per differenziare anche zone e zone. Super Green Pass che in qualche modo aumenterebbe comunque, voglio dire, le restrizioni già in atto per chi possiede il Green Pass, senza però dover arrivare a chiusure più drastiche. Tu cosa ne pensi di questo Super Green Pass, Marco? Ma dunque, il problema fondamentale è che non si è arrivati, diciamo, agli obiettivi di vaccinazione, seppur con obiettivi di vaccinazione molto alti, non si è arrivati all'obiettivo, quello del 90%, per la resistenza di chi non crede nel contagio. Io però distinguerei, conosco delle persone, ovviamente, scusi, no, non del contagio, ma nel vaccino. Sì.
Io, come dire, distinguerei perché secondo me si fa un po' di confusione. Allora, riguardo al vaccino, noi ormai non siamo più nella fase sperimentale, dobbiamo credere alla scienza e dobbiamo credere che il vaccino sia l'unica soluzione in questo momento per riuscire a affrontare l'era del Covid, no? Il problema fondamentale è che, ne abbiamo già parlato in passato, se già i protagonisti della scienza sono in disaccordo tra di loro, è chiaro che poi convincere le persone diventa più difficile. Però in Italia siamo stati molto bravi. C'è ancora una resistenza. Io però non confonderei chi è no vax con chi è no green pass, perché secondo me sono due cose diverse. Allora, una diffidenza del vaccino ce la possiamo avere tutti, ma alla fine abbiamo capito, perché i numeri sono quelli, che solo col vaccino ce la possiamo fare. E noi l'abbiamo capito benissimo in Italia, tant'è che siamo uno dei paesi migliori dal punto di vista dei numeri. Sul Green Pass ovviamente c'è chi fa delle resistenze perché parla di, qualcuno parla addirittura di dittatura, ma io starei attento a utilizzare le parole, però certamente è una limitazione della libertà rispetto a chi fa delle scelte. Poi bisogna anche distinguere chi fa delle scelte. C'è chi fa delle scelte perché ha timore per la propria salute, perché magari ha dei problemi di salute e pensa che il vaccino possa acuirli o mettere in pericolo la propria vita, e altri invece che lo fanno per dei motivi a volte un po' risibili. Io conosco delle persone che mi hanno detto che con il vaccino ci iniettano il 5G. Adesso io francamente sono un po', come dire, occupandomi anche di tecnologia, No, posso infatti ti dire che stavo questo. dicendo, tu che sei esperto di tecnologia, lo ricordiamo, ti stavo proprio chiedendo cosa ne pensi. Vabbè, Ma insomma. io non so come si possa iniettare un 5G ancora, non l'ho capito, ma al di là di questo non penso sia proprio questo il problema. Ora, sul Green Pass è evidentemente che è chiaro che in questo momento prevale, come dire, la necessità di non far crollare economicamente il paese. Questa è la verità, e le restrizioni che si stanno pensando sono esclusivamente per questo. Cioè, da una parte premiare, secondo il governo, chi si è vaccinato e quindi chi ha messo non solo a riparo la propria salute, ma anche la salute degli altri, e dall'altra non si può tornare a delle chiusure. La cosa che mi permetto di dire, ancora un secondo, è che c'è, forse sia dalla parte del governo, ma anche da una parte di alcuni media, una sorta di allarmismo, proprio per creare un po' la condizione per arrivare a questo, no? Però io vorrei anche ricordare che se noi guardiamo i dati di un anno fa, i dati sono 10 Sì. sia nei contagi, sia nelle ospedalizzazioni, sia nelle terapie intensive, sono un decimo di quello che succedeva un anno fa. Quindi evidentemente un buon lavoro è stato fatto, evidentemente si sta cercando di convincere le persone, le più riottose, a vaccinarsi, io sono favorevole alla terza dose, soprattutto se, come dicono gli scienziati, è quella che ti darà una, come dire, una difesa ancora più a lungo, ovviamente. Insomma, io cercherei di fare un po' meno allarmismo, ma certamente bisogna trovare una soluzione per cui il paese possa non più chiudere, perché sarebbe un disastro. Ma infatti le regioni cosa stanno dicendo adesso? Non è un modo per discriminare quello di chiedere il Green Pass, il Super Green Pass, ma quindi le differenziazioni non è per discriminazione, ma proprio per evitare di chiudere, di far sì che poi venga penalizzata ancora di più l'economia. Insomma, questo è quello che ci stanno dicendo. Peraltro si sta parlando anche, mettiamo anche l'altro titolo che sicuramente probabilmente farà anche un po' arrabbiare qualcuno che ci segue, ma effettivamente non so quanto ci sia di vero, ed è quello sull'obbligo vaccinale. Si starebbe anche ipotizzando effettivamente un obbligo vaccinale, anche se io non so se si arriverà mai, la stessa maggioranza si divide, insomma, su questo tema, Marco. Ma il discorso è un po' difficile in questo senso. Secondo me ci sono delle categorie alle quali va chiesto, no? Cioè, perché se tu lavori, il caso più, no? Se lavori in un ospedale non puoi mettere in pericolo la vita di persone, delle persone che arrivano lì, che sono già fragili per definizione, no? Perché se uno arriva in ospedale evidentemente qualche problema ce l'ha. È chiaro che l'obbligo vaccinale è una decisione, come dire, molto stringente, ed è anche vero però che l'obbligo vaccinale esiste, no? Per esempio su alcune malattie che una volta erano letali, come è stato letale il Covid in questi 2 anni, e che sono state neutralizzate grazie alle vaccinazioni di massa.
Non c'è, secondo me, una soluzione che possa accontentare tutti. In questi casi, secondo me, è giusto che chi governa decida. In qualunque modo si può essere d'accordo o no, però io sarei d'accordo sull'obbligo vaccinale per alcune categorie che lavorano, che hanno anche delle funzioni importanti per la vita dello Stato, no? Dei cittadini. E a quel punto uno si deve anche prendere la responsabilità di fare quel tipo di lavoro e di dover mettere in sicurezza gli altri, vaccinandosi. Sì, perché poi allora è stato ricordato come l'obbligo vaccinale, non del Covid ovviamente in generale, ma anche lì mi ricordo che c'era stato poi una scia di polemiche non indifferente, è stato introdotto dalla Lorenzin, dall'allora ministro della salute nel 2017, però poi anche lì con tutte le differenze, non è che al 100% tutti i figli vengono vaccinati, no? Era l'obbligo di tot vaccini per i bambini, cioè l'obbligo al 100% non esisterebbe nessuna campagna, questo bisogna specificarlo. Ecco, diciamo che forse Marco è quello che dicevi anche tu in modo diverso, ma prima di tutto bisognerebbe far capire esattamente cosa si intende quando si parla di obbligo vaccinale, cioè una comunicazione, un'informazione istituzionale che dovrebbe proprio essere un po' più mirata, perché altrimenti Sì. rischiamo, perché poi bisogna pensare anche a quello, rischiamo poi davvero proteste aspre che magari fanno anche peggio, perché lo vediamo anche solo con le proteste contro il Green Pass, la voce, abbiamo sentito la voce di molti commercianti, molti negozi che dicono, insomma, veniamo penalizzati noi per primi, no, da queste proteste, perché ovviamente gli acquisti si riducono, insomma, i consumi si riducono, torniamo al discorso di prima, quindi bisogna Certo. veramente stare attenti a una comunicazione che Sì, sia mirata. io credo che in questo momento più che mai chi fa il nostro lavoro debba stare Sì, attento, debba stare attento a quello che dice e a quello che fa. Sbagliamo tutti, per carità, probabilmente abbiamo anche nella situazione del Covid abbiamo sbagliato in tanti perché eravamo forse noi stessi disinformati su alcune cose, ci siamo fidati all'inizio dei pareri di quelli che dovevano essere gli esperti, poi abbiamo scoperto che neanche loro ne sapevano tanto, no? Però in questo momento sappiamo tante cose e io credo che sia giusto rimarcare magari certe mancanze, certe esagerazioni, certe cose che si sbagliano, ma su certi temi bisogna essere davvero rigorosi, perché qui stiamo parlando della salute di tante persone. Mi sembra che ci si sia un po' dimenticati di quante persone sono morte. Questa è la cosa che mi fa un po' specie, no? Si diceva all'inizio che ne saremmo usciti migliori da questo periodo. Secondo me non mi sembra tanto, no? Sono morte tante, tante persone di Covid, e secondo me chi è rimasto qua non se lo ricorda più. Ok, E certo. anche ancora oggi molte persone stanno morendo. Certo, a noi non fanno più impressione se muoiono 50, 60, 70 persone al giorno di Covid, perché prima ne morivano 3.000, 4.000, 5.000, però sono sempre persone che muoiono. E io credo che io, come diciamo, ribadisco, come persona che si occupa di tecnologia e di scienza, a volte tendo a essere fiducioso nella scienza e nelle scoperte scientifiche che ci hanno portato ad oggi ad avere un mondo che è progredito soprattutto negli ultimi 50 anni in maniera esponenziale. E credo che quando si fanno certi discorsi e quando si leggono certe cose, sarebbe meglio ricordarsi di quante persone non ce l'hanno fatta, di ricordarsi di quello che per esempio è successo a Bergamo, di ricordarsi tante cose che ho paura che si siano un po' dimenticate, e di ricordarsi che se il paese non sta in piedi, altro che Covid poi. Certo, c'è un amico che scrive di chiederti se sei favorevole, credo che sia un po' provocatoria come domanda, o magari no, però ci sta, voglio dire, sei favorevole anche alla quarta, quinta dose, eccetera, eccetera, fermo restando che non è, io mi auguro, almeno quello è quanto mi auguro io, che l'ho già detto anche in altre occasioni, che parallelamente al discorso vaccinale, per cui dobbiamo anche mettere in conto che ci sono persone che non vogliono vaccinarsi perché siamo in un paese democratico, al di là poi delle scelte dell'obbligo che verranno eventualmente fatte, ma queste non spetta a noi dire, mi auguro che si portino avanti parallelamente anche altri tipi di ricerche come per esempio la pillola
della Pfizer di cui abbiamo parlato, non solo che aiuta a guarire dal Covid, anche se poi qualche esperto ci dice che insomma a livello poi di fisico risentiamo sempre, quindi è sempre meglio prevenire che curare, però bisogna rispettare le varie sensibilità. Cosa rispondi a questa domanda? Quarta, quinta Io dose? credo che Io il mi auguro problema. che non continueremo, insomma, perché se no lì si Sì. scatenerà. Ecco, però Allora, a te, il Marco. discorso è, ribadendo che la mia fiducia nella ricerca scientifica, al di là di tutte le cose che si sono dette sulle grandi corporation che si occupano del settore della salute, che ovviamente non sono delle onlus, però io ribadisco sempre che alle grandi corporations sarebbe più comodo avere delle persone sempre malate piuttosto che delle persone che guariscono, perché guadagnerebbero molto di più. Sì. Io sono favorevole alla terza dose perché è stato spiegato che una terza dose, che non è, ripeto, per quello che ho capito, non è una dose intera, è un richiamo, quindi con una dose diciamo molto più bassa rispetto a quella che è stata fatta nella prima e poi nella seconda dose, che era una mezza dose, diciamo la protezione sarà molto più lunga, no? Quindi è stato spiegato che con una terza dose, ancora ovviamente noi stiamo vivendo un'emergenza che non abbiamo mai vissuto, quindi tutto quello che si dice dovrà essere confermato dai fatti, però si dice che con una terza Sì, dose la sì, sì. protezione sarà molto più lunga. La quarta e la quinta dose, in questo momento no, io non posso dire, cioè di testa posso dirvi di sì, no? Cioè, però chi lo sa, la ricerca scientifica sta progredendo, ci hanno detto che a gennaio probabilmente arriverà questo farmaco che, come dire, si utilizzerà come si utilizza oggi l'aspirina per curare il raffreddore. Ti viene il Ok. raffreddore, prendi l'aspirina e ti passa, ti viene il Covid, prendi la pillola e ti passa. Ecco, questo dovrebbe essere il futuro della ricerca scientifica sul Covid, e noi speriamo ovviamente che in tempi brevi questi farmaci, queste pillole arrivino in modo da togliere anche no, questa Sì, cosa del sì, vaccino, sì. il diavolo dell'era moderna. Non lo è, anzi, sta salvando tante vite. Va bene. Allora, Marco Lombardo, grazie. Ti seguiamo naturalmente sul giornale, anche con i focus dedicati alla tecnologia, che insomma ti vedono esperto. Ci sarà modo anche di parlare di Esperto, quell'ambito. ti ringrazio. Cerco Vabbè. di capirci anch'io e di Ma spiegarlo. quello vale per tutti, sai, non è che si è esperti in Certo. senso assoluto. Quindi assolutamente. Grazie mille per essere stato con noi e buona Grazie. giornata.